fermato dei civili che si erano radunati violando la norma 237 della legge marziale. Restiamo in attesa di direttive. Qui comando Sable, in attesa di aggiornamenti da Gramercy. Pattuglia corazzata a rapporto. Nessuna traccia del bersaglio. Allarmista, paranoico, complottista. I miei avversari hanno usato queste esatte parole per denigrarmi. Ma ora, dopo anni di avvertimenti, è accaduto davvero. Spider-Man ha scatenato su di noi una tragica epidemia. Perché in colpo lui e non Martin Lee? Certo, Lee è responsabile e merita una condanna, ma è solo un pazzo terrorista. Cosa dovremmo aspettarci da lui? Spider-Man, al contrario, si definisce un eroe. Ma ovviamente sapeva di questa minaccia e ha scelto di non avvisarci. Forse pensava di risolvere il problema, dunque è colpevole di negligenza. O forse è un bieco terrorista coinvolto sin dall'inizio. Bella, raga. Buon pomeriggio dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Allora, this day, oggi, cosa faremo? Affronteremo il trio delle bestemmie, Rhino, Scorpion e Martin Lee, per poi forse domani finirlo, se ce la facciamo, e iniziare poi i DLC. Comunque, è tempo una settimana, l'abbiamo finito su giù. E non so che portare dopo, se Red Dead Redemption 2 o cazzi e mazzi. Quindi, ciancio alle bande, bando alle ciance, andiamo a fare. Comunque, se vi piace il costume in questione, si chiama Iron Spider. Quindi, nel caso vi piacesse il costume, il nome del costume è Iron Spider. Quindi, nel caso vi piacesse. Allora, prima ci ha giocato... Thank you.
Vabbè, mi sa che Silver Sable li compra all'ingrosso. Ma si gioca con i giocattoli. Aia, oh, questa fa male. Ah, questa fa malissimo. Aia. E vabbè, la prima morte della giornata è arrivata. E chi c'è? E chi de Lomus? E chi de? Allora, la prima morte della giornata è arrivata. Fan culo assorda. Allora, Rhino, Scorpion e Martin Lee, allora, so come affrontarlo, perché alla fine l'abbiamo già affrontato, non è un problema. Il problema è ricordarmi come si affrontano Rhino e Scorpion. Sto posto è pieno di pattuglie Sable, mannaggia Gesù. Oh, ma io volevo fare la foto. Eccellente. Via. Abemus, scappamos. Tucca. E vaffanculo. Uno non può manco fare. Proprio l'abbiamo menato nel sogno. È vero, questo lo mi ricordo. Poi con Rhino devi essere veloce nei movimenti, così fai più danno. Capito. Più ascoltatori sostengono che la Sable, chiamata dal sindaco a nostra difesa, si comporti in realtà come un esercito di occupazione. Ma sentiamo una testimonianza diretta, prego. Mi hanno impedito di entrare in casa mia. Parlavano solo di quarantena. Io ho risposto, ok, lasciatemi passare, resto lì. Ma loro mi hanno puntato contro le armi e cacciato via. Non so dove andare. È una situazione inaccettabile. Ti prometto che presenterò il tuo caso alle autorità competenti. Le emergenze non autorizzano la sospensione dei diritti umani. Forse i rappresentanti eletti non vogliono lottare per te, ma J. Jonah Jameson non si tira mai indietro. Attiviamo la torre di Central Park. Hoppla. Per tenermi impegnato negli appostamenti. È giusto.
Sono curioso di provare il nuovo potere di sto costume. Ah, madonna. Un gregge di pecore, uno stormo di uccelli e un braccio di prigionieri. È così che si dice? Comando, punto di controllo sul nostro attacco. Oh, aia. Mi chiamavano Doc Ock, raga. Raga, mi chiamavano Spider Doc Ock. Dice il proverbio: chi va con il rivoltoso impara a finire al fresco. No, Lomus, sono deficiente. La prossima volta restate in prigione. Sarà meglio per tutti. Ehi, hey, se volete tornare in prigione, chi sono io per opporvi? Poi si sorprendono se li riempio di botte. Qualcun altro? Ah! Agenti a Manhattanville, richiediamo un aggiornamento sul vostro stato. Residio attivo, siamo alla ricerca di Spider-Man. Oh, non può camminare in città senza che gli rompete il cazzo. Beh, vabbè. È stata un'ottima idea restare in tuta. Non dovete neppure cambiarvi. Ciao, Balamb. Shout a Balamb, visto che stream. Al mitico Balamb, al grande Balamb. Prego. Allora magari ne parliamo? Rhino, spiegami questa alleanza. Non eri un solitario? Conta solo il fine. Ho capito. Vabbè, tu madre. Basta costume. Basta. Ok,
basta? Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate. Ora ci penso io. Scorpi, ti adoro, ma intromettersi è da maleducati. Come avresti fatto senza di me? L'avresti supplicato di smettere. Galgan, era esattamente quello che io chiamavo. Aia. No, sembrate marito e moglie voi due. Madò, sei però siete troppi, regà. Mannaggia Gesù. Aia, questa faceva male. Allora, qua non mi serve sto potere, raga. Il potere del costume. Perché non sto affrontando molto l'FC soldati. Mi serve assolutamente questo. I terribili sei? Quella sporca mezza dozzina? Che ne dici di i sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto? Gorga, ti prego, un nome ridicolo. Sì, raga, Devo bloccare Scorpion. Forse con i gadget. I gadget. Prendilo, idiota. Prendilo. Vieni ad aiutarmi, Durak. Ragazzi, non litigate. Posso giocare con tutti. Ah, niente. Rhino si farà togliere il costume. A te, Octavius, cosa ha promesso, Scorpion? Garga non ha idea. Combatte per profitto. Falso. Spaccherei la faccia a Spider-Man anche gratis. I soldi sono mangi. E gadget, raga, è più gadget di così. Se ci vorrai battere, scoprirai quanto fa male questo costo. Raga, non so come battere Scorpion. Ti libererò io stesso di quella corazza. Pezzo dopo pezzo. Inizio a sentirmi superfluo. Volete risolvere la questione tra voi, per caso? Gesù benedetto in croce sia benedetto ogni santo nel paradiso. Il gadget, ragnetela d'impiotto, usiamo questo? Più di così, raga, non so più che. Ah! Le impatto sono infinite. Mina scatto?
Madonna me. Questa sarà una fight molto lunga. Molto, ma molto lunga. Aia, mi ha drogato. Dove sei? Ok. Ma par che scorpo giù si mandavate dalla Kigyu. Ma pare, eh? Ora tocca a Rhino. Potremmo anche chiuderla qui, sai? Non lo direi a nessuno. E lasciare il tuo cranio intatto? Vai, divertimento. Hai idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito? Io ho fallito? Sì, tu, scimmione! La convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo! Ok, io ne abbiamo presi quattro. Restano solo Octavius e lì. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili, ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita e alla Oscorp non si sbilanciano sull'antidoto. Temo vogliano lucrarci. Non mi aspettavo altro dal nostro caro sindaco. Penso io al respiro del diavolo o sul caso una persona fidata. Ehi, Pete. Ciao, ragazzi. Cittadine, statali e federali. Se il laboratorio del respiro del diavolo esiste, non è registrato. Non resta che cercare nei documenti personali di Norman. Ho già controllato il computer nel suo ufficio. Stai pensando all'attico? L'edificio pullula di agenti della SEI. Se li scoprissero, potrebbe andarci di mezzo qualcuno dei residenti. È vero, ma io potrei riuscire a passare inosservata. Entro, scopro l'ubicazione del laboratorio. No, di nuovo in c'è. In caso di problemi di contatto. D'accordo. È rischioso, ma non abbiamo scelta. Aspetta che sia nei paraggi, prima di agire. Ricevuto. Ok, ora mi servirebbe quel potere, forse. Ho sbagliato. Voto 10. Aspetta. Electro tenta di provocare un blackout. Vulture semina morte dall'alto. E Spider-Man li incita a combattere nel cuore della città. Come un branco di letali ragazzini che scatenano caos e distruzione con i loro capricci. Spesso mi sento chiedere, perché i superpoteri finiscono sempre in mano ai criminali? Perché non a qualcuno come te, Jonah? Beh, anch'io ho pensato di ricorrere alla scienza per ottenere poteri sovrumani e proteggervi di persona. Ma dopo lunghe riflessioni ho deciso di evitare. Perché il potere corrompe. Io sono un uomo del popolo, un autentico newyorkese, e voglio contare solo sulla forza del mio lavoro. Quindi vi aiuterò con le mie trasmissioni, il mio impero editoriale e le mie ricchezze. Non dovete ringraziarmi, è questo che fa un vero uomo del popolo. Sì. Cioè, Jonah ha veramente a cuore New York. No, mannaggia. Attenzione unità, ci segnalano spaccio di stupefacenti in corso. Dove, dove? Sono necessari agenti a Carnegie Hall. Passo. E dove stanno spacciando? Dai, che vengo a prendere qualche... vengo a picchiarvi. Ciao amici. Ragazzi, non potete continuare a evadere l'imposta sul reddito.
Ok. Ok, qua mi servirebbe. Ecco, non andiamo a spendere. Che già... Ecco, non andiamo a spendere, che già tira abbastanza anche se non tira nulla. Banan Outlast, penso, non lo so. Ma vediamo. Bene, MJ, sono un paio di isolati. Chiama in caso di guai. Dai, adesso usiamo di nuovo la nostra cara amica MJ. Grazie Pete, augurami buona fortuna. Ok. Dai, zicche estate, quindi potrei venire anche le live notturne. Devo entrare nella sala della sorveglianza. Più che altro vorrei portare Red Dead Redemption. Allora, fatemi vedere qua. Ok, nonostante sento che crollo subito, ma io le levo notturna non le faccio perché ho sonno. Chiedo scusa, c'è movimento nell'atrio, è successo qualcosa? Ai residenti è stato chiesto di liberare gli appartamenti per consentire alla Sable di effettuare i controlli. Alla Sable? Alla Sable? Sta Sable mangiarti io. Stai aspettando da molto tempo? No, no, solo una o due ore. Siamo tutti molto grati alla Sable International per la gestione della sicurezza. È così anche per l'attico? Oh no, la nuova sala di sorveglianza in fondo alla lobby assicura che al sindaco non sia arrecato alcun disturbo. Perché il sindaco è il sindaco. La sala di sorveglianza. Ma se entro la guardia mi vedrà. I residenti sembrano alterati. Forse potrei fomentarli per creare un diversivo. Non può passare. Ora facciamo una bella cosa. Scateniamo la rivolta. Ho lasciato l'inalatore di sopra. Sono tenuti a lasciarti salire in caso d'emergenza. Un problema di salute mi sembra sufficiente. Davvero? Ma allora andrò a parlare con la sicurezza. Ehi, lasciateci salire! Io ho un'emergenza medica! Oddio, non respiro. Devo tornare di sopra. Perché Osborne non è con noi? Questi problemi non lo riguardano. Il sindaco e i suoi amici fanno eccezione. Hanno appena lasciato salire uno dei suoi finanziatori. Ah, lo sapevo. È un'ingiustizia bella e buona. Forza! Se restiamo qui sotto finiremo per contrarre quella malattia. Consiglio di stare alla larga da receptionist. Ha una brutta tosse. Cosa? Non possono impedirci di tornare su. Dovrebbe funzionare.
Jerry, vieni qui, abbiamo un problema. Se finirò per ammalarmi, vi farò causa. La porta della sala di sorveglianza è aperta. Non devo farmi scoprire. Per favore, mantenete la calma. La Sable International ha quasi concluso il controllo. Ci era stato detto anche un'ora fa. Comprendo la vostra frustrazione, ma ricordate. Buonasera. Ehi, ho un paio di agenti della Sable da farti conoscere. Sì, ora sì che MJ diventa più bella da usare. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Vedi, adesso mi piace usare MJ. Vatta a Cork. Sable saranno assicurati, no? Sì, ho visto quando i militari fanno la prova col taser addosso da spaccarsi. L'ho vista pure io quella cosa, mi sono pisciato malissimo. Mary Jane Watson, la super spia. Ora sblocchiamo l'ascensore. Andata. Norman sta uscendo e l'ascensore è sbloccato. È il momento di salire. Senti MJ, il roleplay li faccio un'altra volta. Bisogna essere seri in momenti così. Vabbè dai, ci sta, dai. Peccato che MJ. Norman e la Sable, puntualissimi. Trova il tecnico e licenzia. Stupido e inutile pulsante. Che spavento. Sì, questa ora. Sì, quest'ora come ci sta. Sì, questa ora come ci sta. Comunque io annoto che Silver Sable, pur essendo più acida di non so cosa, è una bella gnocca. A mio parere, eh. Poi non so come vuoi interpretarla tu. Andiamo. Le guardie di Norman se ne sono andate. Si nasconde qualcosa qui. Sì, proprio sì. La porta resta chiusa per la durata del controllo. Una gnocca sì, ma lei è una criminale. Infatti, cioè, se ti buttano un calcio in faccia rotante alla Chuck Norris, ti distrugge anche il sistema immunitario. Cos'è? Progetti per un prototipo di maschera da battaglia che può rivelare le vulnerabilità strutturali. Raga, ma voi pensate che nel secondo di Spider-Man ci sia Green Goblin? La maschera.
Le aliante. E dai. E dai, fatelo un altro Spider-Man. Che vogliamo Venom. Vogliamo Green Goblin. Oddio, Venom non lo so, però una storia con Green Goblin ci sarebbe un botto. Ragazzi, secondo me nel secondo capitolo che faranno per PlayStation 5 nel 2022, quando ci sarà mai, se lo faranno poi, secondo me ci sarà Green Goblin. Ci posso giocare l'anima. Wow. Segreta nella parete. Chissà dove conduce. Norman dice addio al figlio. Deve risalire al viaggio in Europa di Harry dell'anno scorso. Ma che aveva Norman per fare tanto il melodramma? Tastierino dietro il ritratto di famiglia. Norman ama i film di spionaggio. Ora devo trovare il codice da inserire. Il codice è? Norman ha pensato a tutto. L'animetria dell'appartamento. Dietro il ritratto di famiglia c'è un occhio di spazio inutilizzato. Accetterebbe un simile spreco a Manhattan. I'm blue, double D, double D, basta. Norman ha pensato a... Sotto ci sono gli uomini della Sable. Staranno trasferendo Norman. Potrebbero vedermi. Per quello devi ringraziare me. Tieniti a distanza. Per ora dovrai essere al sicuro. Riviste scientifiche che trattano la questione Spider-Man. Singolare che esista un'industria votata a investigare i poteri di Pete. Più singolare ancora, Norman sembrerebbe esserne parte attiva. Perché Norman studia i poteri di Spider-Man? Del tastierino. Pare abbia usato l'ultimo giorno di Harry come codice. Ma chissà perché. Norman sta per tornare. Devo trovare il codice da inserire. L'ultimo giorno di Harry. Ricordo che era partito in estate. Era luglio o agosto. Harry teme... Norman ha chiuso a chiave la stanza di Harry perché resti immacolata fino al suo ritorno dall'Europa. Ma dove sarà la chiave? Ciao, Panzer! Raga, il problema è... Doc cazzo l'ha messa la chiave. Shout a Panzer. Gente facoltosa. Chissà se queste bottiglie provengono dai vigneti di Norman in Bologna. Devo trovare la chiave. Vengo io e mi trovo MJ. Sì, stiamo facendo una specie di missione con MJ. Dobbiamo trovare la chiave. 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 L'avevo dimenticato. Gli Osborne hanno uno stemma di famiglia e un motto. Pax in bello. Pace in bella. Devo tenerlo a mente per quando scriverò un libro su di loro.
Ma hai assaggiato il vino francese, Zarco? Io ho assaggiato tutti i vini, no. Però Harry ci diceva li bevo. Sua madre amava cucinare. Credo che Norman non abbia mai toccato una pentola, invece. Ma ci sarà qualcosa? Sono arrivato al quarto mondo CTR medio e terra difficile. Ho visto prendere qualche appunto sul giorno dell'addio. In più so che non senti dirmelo spesso, ma ti voglio bene. Grazie per tutto quello che fai. Ti voglio bene. Wow, era da parecchio che non sentivo la voce di lui. Ah, comunque Panzer, te la cavi bene. Speriamo che il diario sia ancora qui. Devo guardare in camera sua. Cioè, sei, ho visto come corri. Oddio, io e Pete adoravamo venire qui a guardare i film. È tutto un altro mondo rispetto al Queens. È buffo come per Harry fosse il contrario. Nulla lo rendeva felice come guardare i cartoni sulla minuscola TV della cucina di zia May. La stanza di Harry, ma è chiusa. Chissà dove Norman tiene la chiave. Norman, escilo. Norman e Otto. Wow. A quanto pare erano molto amici. Cosa avrà rovinato il loro rapporto? Com'è qua la chiave? Emily, la madre di Harry. Lo prendevamo in giro perché la definiva la mamma più bella di tutta Midtown. Forse aveva ragione. Sembra ci sia qualcosa sul retro della cornice. Bingo! Sarà la chiave per la camera di Harry. Bingo. Ma cosa? Non può essere per Harry, giusto? Manuali di giurisprudenza. Harry voleva diventare avvocato ambientalista. Come la madre. Il diario di Harry. L'ultima pagina è del 18 luglio. Oggi parto per l'Europa. Non so cosa aspettarmi. Papà dice che ancora nessun rischio. Ma lui è così. Dottor Michael spera. A Peter Parker e Mary Jane Watts. Ragazzi, mi dispiace, sono disperata. Se state leggendo, beh, è complicato. Persino ne potete cadere, immaginare. Sono malato, molto malato. I medici stanno nello stesso male di cui soffriva mia madre. Neurodegenerazione a sviluppo rapido. Cazzo. Alla malattia della madre. Oh, Harry. Ne ero consapevole da tempo, ma non pensavo di poter gestire. Non vi ho detto nulla perché no. Non sapevo come aveste reagito. E volevo risparmiarmi ciò che ho vissuto con mia madre. Vederla soffrire. Spero sapere di non poter fare nulla a accompagnare il suo declino stato di morire. Le mie condizioni sono molto peggiorate. Ricordate quando ero distrutto dalle feste sempre impegnato? Non festeggiavo, non ero impegnato. Ero malato. Questo viaggio in Europa è solo meno messo in scena. Mi dicono per sottopormi a una cura lunga e sperimentale. Papà ci lavora da tempo, mi ha garantito che funzionerà. Non sopporto il soprannome con... Spiro del diavolo. Non ci credo!
Il respiro del diavolo è stato individuato per salvare Harry. Noi non dovremmo andarcene senza un piano. Voi resterete qui. Mattino torno. Io devo controllare la produzione. Sarà troppo vulnerabile senza di voi. Mi sento molto più vulnerabile con te. Vado da solo. Non si discute. Squadra 2 in attesa. Ho bisogno d'aria. Ethan, la cura di Norman è pronta. Ora si sta dirigendo al laboratorio. Puoi seguirlo? Non senza metterlo in allarme. Qualcuno ha corretto il caffè di Sable e ora i suoi uomini sono sotto doppio controllo segreto. Ok, tieniti pronto allora. L'ho quasi localizzato. Va bene. Fermo. Devo metterlo. Ora si sta dirigendo al laboratorio. Puoi seguirlo? Non senza metterlo in allarme. Qualcuno ha corretto il caffè di Sable e ora i suoi uomini sono sotto doppio controllo segreto. Ok, tieniti pronto allora. L'ho quasi localizzato. Va bene, salutamelo da parte mia. Ciao Panzer. Piccolo shoutino al Panzer nazionale. Cazzo. Mo. Comando, un rumore sospetto. Per lustro l'area. Cosa è stato? Niente. Il settore è sicuro. Ah, perché vieni dal... Madonna mia!
3 su 3. Ma io come vi ho fregati malissimo. Mamma mia. Già. Ok. Grande fra, ciao Xodo Gigione, welcome to my stream. Il respiro del diavolo non è un virus, ma un prototipo di cura. Le cartelle di Emily Harry. Il GR27 doveva servire a curare entrambi. Il respiro del diavolo è un tentativo fallito di guarire i suoi cari. Buongiorno MJ. Ho iniziato Spider-Man la prima volta che giochi. No, l'ho riniziato. Questa è la modalità Ultimate. Cioè la modalità estrema praticamente. Dove con un cazzotto mi danno 100 di vita. Eh? Lamus? 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 Che ti ho detto, io ogni volta che lo rigioco penso che ci sarà sempre il Green Goblin. Nel secondo capitolo. E mo la maschera. E mo l'aliante. Cioè raga è più ovvio di così. Xodo, penso che l'hai giocato pure tu. Credo. Mi dai conferma sul fatto che ci sarà Green Goblin. Cioè le bombe, l'aliante, la maschera. Cioè più ovvio di così non si può. Raga, qui dentro sta Harry, secondo me. Lo sta tipo curando lui. Me lo sento. Perché non si apre? Eh? Perché ha tutte queste cose? Tipo la... Oh, è questo che cos'è? Wow, Norman ha gusto in fatto di mappe. Sembra la prima side. Norman tracciava i movimenti del dottor Michaels. Inquietante, ma comprensibile. Michael scordina l'equipe del respiro del diavolo. Queste sono tutte le proprietà della Oscorp. In pratica possiedono un pezzo a New York. La posizione delle truppe della Sable. Sono ovunque in città. Con questo dovrei poter localizzare il laboratorio del respiro del diavolo. Un edificio Oscorp pieno di agenti della Sable è frequentato dal dottor Michaels. Devo cercare una proprietà Oscorp ben sorvegliata che Michaels abbia visitato. Edifici commerciali. Wow. Quanti edifici amministrativi. Proprietà della Oscorp, ma niente Michaels o Sable. Non è che la Oscorp sta puntando tutto su... Bravo, bravo, bravo. E questa deve essere la squadra C. La squadra A. Laboratorio ci saranno un sacco di agenti della Sable. No, Norman non è così. Il dottor Strong non è un esperto di robotica. Un edificio amministrativo. La Oscorp sta puntando tutto nel suo movimento da parte di Van Abbe. Michaels è a capo dell'equipe del respiro del diavolo. Allora trovare lui mi condurrà all'antidoto. Difesa per forza. Controlliamo le pattuglie nei pressi delle proprietà. Facendo queste tre condizioni, potrò individuare il laboratorio.
Ok, uno. La squadra Alfa. Devo cercare una proprietà Oscorp ben sorvegliata che Michael abbia visitato. Al laboratorio ci saranno un sacco di agenti della Sable. No, è solo una pattuglia della Sable. Bene, alcune coincidono con gli spostamenti di Michael. Controlliamo le pattuglie nei pressi delle proprietà Oscorp. Nessuna di queste incrocia i movimenti di me. No, è solo una pattuglia della Sable. Incrociando queste tre condizioni. Oh, no, Michaels ha incrociato molti agenti della Sable. Questo edificio? No, Norman non è così folle da tenere l'antidoto. Nessuna di queste incrocia i movimenti di Michaels. No, è solo una pattuglia della Sable. Non è corretto. Meglio ritrovare i boss. Un edificio amministrativo sarebbe una copertura. Devo cercare una copertura. Aspetta. Rosa. Nessuna di queste. No. 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 La pattuglia della Sable. La squadra Alfa. Nessuna di queste. No. È solo no. Una pattuglia. Qua. Nessuna di queste incrocia. No. È no. Solo una pattuglia della Sable. Al laboratorio ci saranno un sacco di agenti. GR27. È il nome in codice del respiro del diavolo. Ci sono. Tra la decima e cattedra. Non sarà. Certo, decima e cattedrale, il dipartimento degli archivi Oscorp. Il nascondiglio ideale per un laboratorio segreto. GR27, l'incidente martellare. Che cos'è? Sì, ora sta registrando. Io sarò nella stanza. Non temi, la cura ha solo bisogno di poco. Ok. Cos? Ecco perché Martin Lee odia. È stato... Ma che cosa hai fatto? Oh mio Dio. Norman e Otto. Tutto è partito da loro e loro hanno creato un Martin Lee. Questo mi serve. Aia, ma so cazzi. Forza, forza, forza. Dannazione. Ah ah. Chissà se MJ diventa la Spider-Woman. E invece no, perché quello è il ragno che morderà Desmond. Ehi, già l'avvoca che su Desmond Miles. È il ragno che morderà Miles Morales. Pete, ho trovato il laboratorio. E non solo. Quanto sei lontano? Sono a due isolati. Fa un fischio e arrivo. Bene, tieni caldo il motore. Lo so, però tra Miles Morales, dico sempre Desmond Miles, che cazzo volete da me? Tra l'altro io non ho più finito Assassin's Creed, lo sai? Quindi quello è un altro gioco che riporteremo sul canale. Cazzo.
cazzo! Non me ne ero accorto che stava quello. Annaccia Maron. Ripresa dall'era glaciale. No, no, cioè non ho visto il film dell'era glaciale, mi sono fermato al 2. Allora, Martin dice la con Osborn perché praticamente lui ha, perché lui praticamente gli ha messo il respiro del diavolo addosso per provare la cura e le ha ammazzati i genitori. Colpa di... Wow. Difficile da metabolizzare. Rimalato. Norman è lì. Il dottor Octavius. Lo so. È tutta colpa mia. No, non ricominciare. Ora non sei più solo, Pete. Io e Miles penseremo al Fist. Tu cerca Norman. Trova la... Grazie, partner. La scena dove la donna è sulla cascata sul bambino. Cascata sul bambino. Devo trovare quell'antidoto. Capito. Per questa crisi. Deve esserci un modo per contattare lì e convincerli ad abbandonare questa causata vendicativa. Non possono mandare all'aria quanto di buono hanno fatto in passato solo per distruggere Norman. Va bene, Norman sta andando a prendere l'antidoto. Avviso di lui. Spero siano buone notizie. E come? Oscorp ha creato un antidoto. Esiste una cura. Oh, grazie a Dio. Quando possiamo distribuirla? Cercherò di scoprirla. È tra la decima e Catidella. Aspetta. Mi dicono che in quell'area è precipitato un elicottero. Oh no. Quello potrebbe essere Norman. Ti manderei degli agenti, se soltanto ne avessi. Tranquilla, ci penso. Risolveremo tutto. Credimi. Spider-Man. E che invece lo trascina in giro come un torero con il suo drappo rosso. Diciamolo insieme. Spider-Man. Gelav, oh. Gelav, mamma mia. Cioè non lo può proprio vedere Spider-Man Jameson, mamma mia. Combattilo tu allora, Martin Lee, va. Visto che rompi tanti coglioni.
Mister Negative. Godo, posso dire che godo un po', godo solo giusto un po'. Devo eliminare questi dati. Dico solo questo. Va. Facci una dormita. Bravo. Qua mi servirebbe quel potere però. Cecchini sono spariti. Non ne stanno altri. È meglio neutralizzarli in silenzio. Vai, vai, sì, sì. Spider-Man, sparisci, se ne occuperanno i miei uomini. Sable, lì ha fatto piazza pulita dei tuoi uomini. Non farci troppo affidamento. Sei stato avvisato, supereroe. Ma perché deve scassare? Io ti voglio aiutare, Sable. Stealth l'abbiamo fatto.
Sebol è stata di parola. Questi tizi non sono qui per allearsi con me. Siamo stanchi dei tuoi attacchi, Spider-Man. Per te finisce qui. Pensate sia stato io a far fuori i vostri compagni? Ma dai! Sto un po' nella merda. Porca ma... Non si dicono le parolacce. Vabbè, ho capito, raga. Sarebbe carino se si vuole vedere sulla stessa barca. Ce l'hanno tutti con Spider-Man, ce l'hanno tutti con Spider-Man. Madonna, 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 bestemmio. Bestemmio malissimo adesso. Cristo santo, Sebo. Ok. Sassa. Vabbè. Ah, almeno combattiamo meglio. Oh, niente. So io come fermarli. Ma vieni da che cazzo? Shit in la pa. Ah.
La prossima volta devo salire sui tetti ad affrontare sti cose, almeno quelli di giù non mi scassano la minchia. Sto figlio di una puttana. Demoni e Sable sistemati. È ora di seguire lì all'interno. Perché sei così pesante? Assalito i miei uomini e distrutto i miei equipaggiamenti. Sei costato milioni al mio cliente. Dammi una sola ragione per non ucciderti. Ascolta, tu non mi piaci e io non piaccio a te. Ma in questo momento il tuo cliente è alla mercé di me. E lo aspetta una brutta fine se non interveniamo. Possiamo restare a litigare o affrontare lì. Scegli tu. Vedi che ragione ha pure lei comunque. Allora abbiamo un accordo. Mi aiuterai a salvare Norman. Per il resto non prometto nulla. Affare fatto. Fuori controllo. Tu pensa a Osborne. Io parlerò con lui. Viva gli amici. Poi se Sable Speed ti fa una capa così se gli rompi le scatole. Martin Lee che conosco, il fondatore dei Fist Center. Mi tocca scendere. Vattene, Spider-Man. È una questione tra me e Osborne. So dell'incidente. So cos'è accaduto ai tuoi genitori. Che dite se usiamo di nuovo la modalità? Hai lo stesso cinismo di Osborne. I miei genitori sono morti a causa mia, per ciò che Osborne mi ha fatto. Vabbè, no, se li mettiamo. Andiamo, se mettiamo questo, che succede? Il tuo passato non ti definisce. Puoi liberartene. Volevo fossero orgogliosi di me. Volevo onorarne la memoria. Ma per farlo, Osborne deve rispondere alla giustizia. Non posso permettertelo, Martin. Se quello che uso dall'inizio del gioco. Ah!
l'unico campione. No! No, Martin! Io te l'ho detto, mi dispiace. È stato un incidente. Io volevo aiutarti. Non aiuti le persone. Tu le usi. Martin! Non riavrai i tuoi genitori. Perché ti ostini a voler salvare quest'uomo spregevole? Io voglio salvare te, Martin. Non cercare vendetta. Basta! Ok. Osborn merita una punizione. Troppo a lungo è pestato come una piaga questa città. Osborn merita il giusto castigo. Ma prima devi mettere fine a questa follia. Non mi fermerò. Martin, senti, possiamo parlare? Senti, ho capito che tu odi Osborn. Però, se tu diventi normale, Osborn, non possiamo... Basta! Se tu diventi normale, Osborn, non possiamo denunciare. Non credi anche tu? Ma questo qua, colpo già morto qua. Reagisci, Martin! Puoi uscirne! No! Osborn deve soffrire! Puoi sconfiggere il demone, Martin! Io sono il demone! Scappo!
qua devo saltare, ho capito. No. Questo è il modo, Marty. Oh no, Doc Ock. Hai messo qua? Sì, l'ho già letto. Sibol che... No, non in ospedale. Vista. Sibol che è simpatica con noi, ma cosa? Non ci crederemo nemmai. Comunque mi sa che lo finiamo proprio oggi, la storia principale. No, lo ha spaccato, lo ha spezzato in due. Come un grissino. Con un grissino. Con la Nutella, diciamo.
serve un dottore. Non ci sono dottori. Chi gestisce il centro? Io credo. Ok. Cercherò di fare del mio meglio. Hai maschere, guanti, certo. Strumenti sterili? Grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Oh mio Dio. No, non penso. Ce la farà. Deve riposare. Ehi, aspetta, piano. Dov'è May? Aia. Dove vai? Devo trovare Otto. All'antidoto. Non so se posso farlo. Tu forse no. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Cosa? Ha lavorato Peter su quella caccia. Lui potrebbe trovare un punto per... Falli secche, tigre. Esatto. La corteccia neurale. E ora il ragno morde Miles. Chissà, forse nel 2 potremo avere pure Miles come personaggio giocabile. Tanto non lo faranno mai, inutile che mi eccito per così poco. Qua ci vuole il costume adatto a battere Doc Ock. Ah no, mi sa che... Proprio cambiare numero. Sto per lasciare New York. I recenti eventi mi hanno turbato. Tutto l'occhio di Osborne non si è visto.
persuaso dal salvarlo. Tornerò in patria per riflettere. Peccato. Mi mancheranno i tuoi squadroni della morte. Gli squadroni della morte restano, purtroppo. Loro non condividono le mie incertezze. E Osborn paga profumatamente. Attenzione, questa è la tua ultima occasione per potenziare le abilità ed equipaggiamento prima della conclusione della storia. Mi piace. Era quasi una bella notizia. In effetti, tu e il tuo strano senso dell'umorismo mi mancherete, Spider-Man. Addio. Che donna strana e violenta. Quindi la finiamo oggi. E poi che cazzo facciamo? Missioni secondarie. Sempre se riusciamo a finirlo, perché comunque fa bestemmiare. Ce l'avevamo fatta, Doc. Ma devo distruggere tutto. Usando un po' di inventiva. Ovviamente nel costume che abbiamo addosso è certo. Concluso qualcosa solo sotto la mia guida. La verità è che non hai mai accettato di essere inferiore a me. Sei un fallito, Otto, e lo sarai per sempre. Sto culo rotto. Dammi l'antidoto. Otto, hai sempre aiutato gli altri. Ti prego. Stai ostacolando l'uomo sbagliato. Ma fa come credi. Non resta molto! Ti prego! Consegnerò l'antidoto quando Osborn avrà pagato per i suoi crimini! Ah!
Segnamelo e basta! Oramai Osborn è rovinato! No! Lui cade sempre in piedi! Deve perdere tutto! Aia, questa ha fatto male. Ah raga, io ci ho messo per fare Doc Ock 2 giorni. Ma non basterà. Conosco i tuoi punti deboli. Io non ho punti deboli. Perché fai tutto questo?
Niente, oh. Ancora no!
Assolutamente. D'accordo. Veneravo il tuo genio, la tua coscienza, la tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai. Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli. Dobbiamo sempre fare il bene. Altri capiscano oppure no? No, ti sbagli! Io volevo diventare come te! Ma tu hai rovinato tutto! Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh, adesso mi è chiaro. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla? Se possiamo farlo insieme, se tu mi aiuterai. Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia. Sarò bloccato in questo inutile corpo. Dicevi che non volevi abbandonarmi. E lo hai promesso. Ricordo. E poi c'è il rischio. Cosa credi? Fa ciò che ritiene giusto, Doc. Ci rimane solo questo. Anche quando fa male. Peter, dove vai? Peter! Peter! E fu così che Peter perse il suo idolo. Cioè, fa male alla fine quando il tuo idolo diventa malvagio e distrugge tutta New York. Però camma fa. Comunque l'antidoto funziona. Si può fare, ma per produrre altre dosi serve tutto il campione. E quanto ci vorrà? Qualche ora, forse sì. Se lo usiamo subito per qualcuno, potremmo curare gli altri. Aia. Torno tra poco. Guarirà, signora. Ho qui l'antidoto. Tolgati la maschera. Voglio guardare in faccia il mio nipote. Sapevo. Sì, da molto tempo. Ti dovete preoccuparsi.
so cosa fare. Sì, che lo sai. In tutto ciò Norman, oh, lui viene buttato al raft. Esatto, 3 mesi dopo. Quindi? Ciao, Mary Jane Watson, nuova co-direttrice. Grande. Grazie. Ne ero sicuro. E tu? Trovato lavoro? No. Arrivo subito, cara. Ok. In realtà pensavo di cambiare settore. Sì, potrei diventare uno chef. Scusami, è che... sei uno scienziato. E in gamba. Il mio ultimo progetto è stata una piovra robotica che ha quasi distrutto la città. Certo. Sul culo al carrino, nei ripari. Vero. Migliorerò i fagottini. Campeggio? Oh... Sai, casa nuova sarà pronta tra una settimana. Miles mi ospiterà per un paio di notti. Sì, io sempre mi resterei. Ma solo se vuoi. No, cioè, sì, insomma, non è che io non voglia, in realtà voglio, ma assolutamente sì. Se vuoi anche tu. Non ho mai smesso di volerlo. E dallo stubaccio, ma... Ah... Tanto ci voleva, madonna. Cioè, l'ho finita in modalità ultimate, io non ci posso credere. Pensavo fosse difficile, invece...
Nel frattempo io vado in bagno. Non sono un esperto, ma forse dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Ok. Senti, Pete. Sì? Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Dimmi. Beh, sai, mi succedono cose strane. Fisicamente. Oh. Oh. Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia a cambiare. E forse hai notato certe zone no, che... non quello. Senti, forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene. No, no, non serve. Strano forte, eh? Neanche troppo. Ah. Oh, Ciccio Baldo. No, aspetta. Solo usando la forza potremo risollevarci, la forza del Caps. Per chi non lo sapesse, Ciccio Baldo è il maestro supremo del capsismo internazionale, sia in Italia, sia in Europa, che in tutto il mondo. Vabbè sì, ma io questo qua la posso salutare. Cioè, non voglio vedere altri... Non mi ricordo che però faccio... Il Gran Visì Desto Caps, per meglio dire. Esatto. Ecco, raga, la scena finale.
Ah, ma giusto, mo esce. Lo sa Henry. Figliolo. Secondo me diventa qualche cattivo. Secondo me diventa qualcosa Henry, diventa un Venom, un qualcosa deve diventare Henry, qualcosa diventa. Quindi se secondo avremo Green Goblin, Henry è un cattivo. Un altro giro, trofeo sbloccato. Paxin bello. Congratulazioni, vabbè, già fatto. Questo è sbloccato Antioch. Vediamo, ho crociato qualche altro costume per aver completato. No, eh? Pensavo. Vabbè. Scusa. Un attimo raga, trofeo, un altro giro, ok. Vabbè, sono le 5:20, io devo fare una... Che ne dite se facessimo... Allora, 5:20, lo so che devo staccare presto, però ho già fatto una cosa molto importante adesso per stasera. Mannaggia, Kiv è morto. Oh. Giuri, sei tornata. Come sta tua madre? Bene, grazie. Ha ripreso a chiedermi quando le darò un nipotino. Quindi è ora di andare in vacanza? Sei pazzito. Non c'è tempo per quelle sciocchezze. Abbiamo scappato l'apocalisse, ma la città è ancora nel caos. Detenuti evasi da Riker, demoni. Persino gli uomini di Fisk vogliono tornare in azione. Sembra un lavoraccio, ma possiamo farcela. Da soli non credo. Qui servirebbe l'aiuto di Spider-Cop. L'hai detto davvero? Hai anche fatto la voce. Ok, ora non farmi pentire. Lo sapevo. Sapevo che mi volevi bene. Ok, mi hai fatto pentire. Mettiamoci al lavoro. Non vedo l'ora. Spider-Cop veglia sulla città. Sembra placida, ma sotto la calma apparente ribolle il caos. Spider-Cop. Ok. Allora, Scicciobaldo e Lomus. Ora faremo un raid a Shala oppure alle 94. E la 94 sta facendo la challenge dei 1000 follow. Challenge 1000 follow. Sta a 747, però vabbè. Se lei si sta portando Little Nightmare.
Oh, Little Nightmare deve essere bellissimo. C'è la maglia di Deadpool, niente. No, è Deadpool o Deadpool? Vabbè, io sai che mi dico. Andiamo da Shala. Vabbè, oppure da... Va. E mi raccomando, hashtag hashtag doc pazzo. Bella raga, Enrico stasera. A presto, ciccio baldo.